Buongiorno a tutti cari amici elettronauti, oggi proviamo Tesla Model Y da carburatori Bergamo, ma non solo una, ossia la mia, la RVD VU che va piano, anche la long range e anche la performance. Carburatori Bergamo, ragazzi, è un'istituzione, cioè qui veramente da tutta Italia vengono per rullare le auto, ma non solo per rullarle, ovviamente, anche un po' per modificarle, fare cose strane. Purtroppo ancora le elettriche non si possono modificare. Ah, ragazzi, mi raccomando, oltre a seguirmi su YouTube, seguitemi anche su Telegram. Siamo la più grande community di auto elettriche d'Italia. Siamo quasi 3700, adesso non mi ricordo, vabbè, non fa niente, ma comunque lì si trovano veramente tanti amici. E oltretutto ci sono anche queste cose che ogni tanto capitano, insomma, di trovarci e fare qualcosa di interessante tutti insieme. Intanto che Andrea Boss va a sbancare la bellissima Polestar 2 che abbiamo bancato, e oltretutto, raga, vi rilancerò un video che uscirà in questi giorni. Praticamente manca solo la mia di auto, adesso vado a portarla dentro. Pasquale, tenga pure la telecamera, io devo andare, vado. Ah, e ovviamente, ragazzi, tutte le auto sono state caricate più o meno alla stessa percentuale di batteria. Io arrivavo da Brescia, Andrea arriva da Bergamo e Spappo invece arriva da Milano, quindi abbiamo fatto il possibile. Comunque sono tutte attorno all'80%, la mia ad esempio è al 76%. Allora, intanto che Pascu porta fuori la Polestar, vediamo cosa dice. Ma spiegami due secondi che cos'è che ti porti in macchina, perché vedo che c'è un telecomando, è il telecomando gigante dove io posso attivare il ventilatore, ok, e iniziare e dare il via a iniziare la prova. Ah, ok, praticamente tu comandi la macchina. Sì, prometti che io sia qua quel giorno da solo, posso regolare il passo, bloccarlo, sbloccarlo. Ah, top. Tutte impostazioni di base, insomma. Ok. E se trovate, ragazzi, un'officina con 5 banchi sulle quali vengono testate auto elettriche, perché l'auto elettrica ha una potenza molto molto alta, beh, ditemelo, perché è veramente insolito. Credo che in tutto il mondo officine come questa si contino sulle dita di una mano. Il bello delle auto elettriche ovviamente è avere potenza coppia tutta subito, immediatamente, ma immediatamente quando in realtà si riesce ad avere il picco massimo di coppia, perché non è sempre a zero, cioè ovviamente tipo, non so, a 50 all'ora, a 80, a 90, e verificheremo se queste tre auto avranno lo stesso, un po' la stessa potenza, o se sono comunque simili. Beh, vi ricordo che Tesla Model Y RVD ha un motore solo posteriore, Tesla Model 3 long range, questa qui blu, ha due motori ovviamente sincronizzati elettronicamente, quindi non c'è assolutamente nessun genere di trasmissione. E poi abbiamo la più potente, questa qui, dual motor performance. Da notare i cerchi originali del Cornali e i miei copricerchi cinesi stupendi, raga, vi lascio il link in descrizione, fan paura, sono bellissimi. Tutte le auto sotto sono tutte diverse, quindi ogni volta, insomma, il punto di aggancio potrebbe anche cambiare, quindi è anche un po' un'arte andare a mettere in sicurezza le varie auto. Ok, Andre, adesso cosa bisogna fare? Allora, adesso prepariamo il banco per riconoscere, ovviamente questa è posteriore, il veicolo, questo veicolo è posteriore, però necessariamente, visto anche tutti i controlli odierni, controllo di trazione, controllo ABS, deve sentire tutte e quattro le ruote girare alla stessa maniera. Quindi adesso andremo a far riconoscere al banco quale misura di gomma o quanto gira la circonferenza di quel pneumatico qui. Wow! Quindi sarà proprio, la vedrete girare in quattro ruote motrici? Sì, ma è volontario. Ok, quindi ok, dopo aver messo sul banco tutte e tre le auto, configurate le varie impostazioni e anche messe tutte in sicurezza, manca un'ultima cosa. Beh sì, la vedete già, è questo affare qui,
Questo fare qui, ragazzi, è molto importante per quanto riguarda la sicurezza, perché se ci fossero dei sassolini nelle ruote, e qui le auto vengono lanciate a velocità di tipo 250-260 km orari, anche di più, alcune chiaramente, non le Tesla perché arrivano solo a 260, non le Model Y in questo caso, ma vabbè, beh, questo vi ripara, quindi non c'è pericolo, non c'è pericolo. E poi è un bel modo per farsi pubblicità, carburatori belli. Effettivamente, Ari, non vedo l'ora di sapere le vere differenze di potenza di quest'auto, perché comunque la Model Y, la mia, la RVD, cioè, spinge, almeno a me sembra che spinga, ecco, a me sembra che spinga. Voglio proprio capire la differenza e magari capire anche qual è il punto massimo di coppia, perché è importante saperlo, è importante saperlo anche magari perché se vogliamo fare un sorpasso o magari dobbiamo toglierci da un impiccio, dobbiamo sapere se l'auto può darci tutta la potenza in quel momento lì, a quella velocità lì. E lì Marino ce lo potrà raccontare. Marino sta aspettando e dice: oh, allora mi fai adesso bancare? Adesso mi faccio togliere tutti i controlli da quell'uomo qua, no, no, okay, che le conosce come le sue tasche. Ok, raga, è giunto il momento di fare la prima prova e ovviamente abbiamo deciso di farla con la piccola YRVD. Non sono mai andato così forte io, me la rompi! Guardate i curiosi che vanno subito a vedere, ci vogliono spoilerare il risultato, eh! Bravi, bravi! Ma niente spoiler, ovviamente ne parliamo solo alla fine. Brava piccolina, sei stata bravissima, non ti do il bacino perché sei tutta sporca, però sei stata brava, brava. Andiamo in ordine di potenza, ovviamente, adesso testiamo la long range di Cornali. Anche su questa non si possono staccare i controlli di trazione e vediamo come si comporta. Attenzione! C'è qualche problema? Forse mi devo allontanare? Il problema è che l'auto rileva la ventola lì davanti e quindi non accelera. Adesso vediamo se la possiamo spostare un pochino e ingannare i sistemi di Tesla. Ok, riproviamo. Allontaniamoci, perché ovviamente rileva anche i pedoni che ci sono vicini. Ovvio. Mamma che andare! Oh oh oh! Mamma che andare, raga! Fa paura veramente starmi dietro. Pasquale ha paura, ragazzi, si mette in parte, aiuto! Raga, i risultati della long range sono eccezionali, veramente eccezionali, una cosa che non mi sarei mai aspettato assolutamente. Adesso proviamo il bestione, che c'è qua, la nera di spappo, che vabbè, farà paura. Vi ricordate che io avevo già provato la Model Y Performance qui da Carburatori Bergamo? È quella che avevo importato dall'America. Vi lascio il link in alto a destra se ve la siete persa. E adesso vediamo se la versione di tedesca, la versione tedesca, è migliorata. Probabilmente sì. Raga, la fa paura, però adesso ne parliamo. Ok, abbiamo la Tesla Model 3 Performance, la Long Range e la Rear Wheel Drive. Ok, allora, in termini d'analisi, vabbè, chiaramente abbiamo 268 cavalli per la meno potente, di cui 231 alla ruota e 35 di dissipata. Ok. Ma è normalissimo che sia così bassa la dissipata, perché in realtà stiamo parlando di un trazione posteriore, esatto, quindi un'asse in meno. Più che giusto, di cui 522 Nm di coppia di picco raggiunti a 88 km orari. Ok, perfetto. Quindi diciamo, insomma, 500 Nm per muoversi tutti i giorni non sono proprio così male. Okay. Ci vuole comunque
un RS3 per fare un paragone, okay, come benzina. Poi chiaramente, okay, sono regolate in maniera diversa, non sono io a dovervelo spiegare. Chiaro. Abbiamo quella di Andrea, la Long Range, perfetto, che è 409 cavalli con 330 a terra e 74 di dissipata, la più alta di tutte, okay, e 919 di coppia. Questi li raggiunge a 68 km orari. Impressionante, però, eh? Impressionante. Impressionante. Poi abbiamo la... la Performance. Performance, che ne fa 4,25, però ne scarica a terra 3,61. Sembra che dal punto di vista ciclistico, meccanico, sia un po' più efficiente, perché sono 57, sempre a parità di rullo. E i 920 Nm di coppia, praticamente identici all'altra, ce li ha a 72. Chiaramente si vede nettamente come la capacità di allungo, di tenere la potenza, sia superiore. Migliore, esatto. Certo. Quindi praticamente a 68 km orari abbiamo la potenza massima per il modello Long Range. La coppia massima, che è comunque anche molto vicino. Esatto. La potenza massima invece ce l'abbiamo come picco, lo vediamo benissimo, anche proprio analizzando il grafico, a circa 140 all'ora. Esatto. Per la più potente invece il picco di massima potenza è molto più basso, ce l'ha già a circa 120, per la tua è qua, 100 all'ora. A 100 all'ora. E poi comincia chiaramente il calo, perché abbiamo anche solo un motore, insomma. Chiaro, chiaro. E dati veramente molto interessanti, ragazzi. Esatto. Io ve li lascio in descrizione, ovviamente io farò una scansione di questi, ve la lascio in descrizione così voi potete fare tutti i vostri ragionamenti, e vi lascio anche il canale Facebook di Carburatori Bergamo. Marino, sei stato sempre molto molto gentile. Come te del resto, quindi è solo che un piacere. Grazie. Grazie caro. Ciao. Grazie mille. Ciao, ciao ragazzi. Ah, e ragazzi, ovviamente iscrivetevi al canale, lasciate un like, lasciate un commento, fatemi sapere se secondo voi la piccolina si è comportata bene. Secondo me non male, per quello che costa, visto che è stata anche paragonata a una RS3, direi che, beh, li vale tutti. Adesso ragazzi, vi faccio vedere una cosa molto interessante prima di salutarvi, ossia i consumi. Quanto diavolo ha consumato? Se no, scusate, qua consumo, è andata un po' fuori scala, vabbè, sì. Ha superato i 550 wattora al chilometro. Ma mi aspettavo di peggio, però, eh? E il 7% di batteria. Adesso andiamo a vedere la Long Range. Vedi? Ok, sulla Long Range ha superato addirittura i 600 e così a occhio sarà andato sugli 800. Non possiamo saperlo in questo momento. E ha fatto fuori il 10% di batteria, più o meno. Ok, invece nella super nera di spappo vediamo come siamo messi, cioè la Performance. Allora Madonna, questa è stata rullata due volte, però ragazzi, è arrivato con l'84,5% di energia e se ne va con il 70%, quindi le due rullate, perché nella prima non siamo, anzi tre rullate, due e mezza in realtà, perché mezza non siamo riusciti proprio a portarcela a casa, quindi cacchio, 14,5%, non male. E il consumo anche qui, come la Long Range, è fuori scala assolutamente, verso gli 800 wattora al chilometro. Ma rispetto alla Tesla Model Y americana, questa qui, ossia quella di Berlino, ha registrato 50 cavalli in meno. 50 cavalli in meno, ragazzi. Però c'è da dire che là eravamo in estate, c'erano circa 27 gradi e qui invece fa freddo. Direi che potremmo rilanciare a quest'estate e testarla con il caldo. Poi che ne dite?